Su Spettacolo Mania torna Andrea Lattanzi, come stai? Bene, benissimo, grazie mille. Allora, com'è questo secco di Io e il secco? Intanto cominciamo col dire che c'è qualcuno che ti vede come un super killer e invece dai, cioè, sei uno spiantatello ma molto simpatico. Uno sfigatello, un super sfigato, no dai, super sfigato no, però è un... sì, agli occhi di questo bambino iniziamo col dire che è il secco perché è proprio no, la sua figura e il suo soprannome credo che sia stato dato così. E la figura agli occhi di questo bambino è un po' una sorta di supereroe, ma il vero supereroe di questa storia poi alla fine in realtà, secondo me, sì, sono entrambi, però un bel po' di più il bambino, perché ha questo coraggio, no, di affrontare questa roba. Io più che un super killer sono un po' un piccolo cantastorie, ecco, diciamola così. Il bambino ha anche una doppia personalità molto forte, ne stavo parlando prima proprio con Francesco che interpreta Danny e gli ho chiesto: ma come hai fatto, insomma, a sdoppiarti un po' in questi due? Abbiamo girato prima una cosa e poi un'altra. Come ti sei trovato con lui? Perché insomma quasi tutto il film siete tu e lui. Benissimo, benissimo. Io no, lui l'ho amato, guarda, lo dico a tutti, lo ribadisco, l'ho amato proprio tantissimo, ho avuto il modo e l'opportunità di poter fare anche casting, di affrontare casting e quindi affrontando poi ovviamente casting abbiamo visto tanti bambini, però quando è arrivato lui è scattata quella cosa che l'ho visto e ho detto no vabbè, è questa sorta di Pinocchio, no, come dico, ho già accennato. Andrea Sartoretti l'aveva detto prima a conferenza stampa, Lattanzi sembra un po' lucignolo, giustamente quando poi collegato ha detto cavolo, ecco perché Gianluca al telefono gli dicevo devi prendere lui perché c'ha sta faccia da Pinocchio, perché già stavo formando questa roba, un po' una sorta di lucignolo e Pinocchio. E io mi sono trovato alla stragrande, si è messo a disposizione, è stato bravissimo, non si è mai lamentato, molto emotivo come bambino, che è difficile trovare bambini così, c'è un'emotività pazzesca e ovviamente ci devi lavorare perché non è facile lavorare con bambini, però lui è stato affrontato in maniera sì. Molto bravo, quasi più di te, no scherzo, sì, no scherzo. La scena io. No scherzo, infatti dicevo prima, no devo interpretare il protagonista, c'è Andrea, no ma... No, sto scherzando. Senti Andrea, diciamo che il succo della storia è che questo bambino è talmente disperato dal fatto che il padre continui a picchiare sua madre che chiede appunto a questo ipotetico super killer che sei tu, perché gliel'hanno detto, di uccidere suo padre. Quindi diciamo che la storia sì, è un film divertente, leggero, però il tema che c'è sotto è molto forte. Sì, affronta un tema fondamentale, importantissimo, che purtroppo non se ne parla molto oggi, quindi... il fatto, no, di secondo me di trovare una sorta di delicatezza e portarlo a argomentarlo anche nelle strutture scolastiche o in tante altre situazioni, anche oggi comunque l'hai portato in un festival dove la sala era stracolma e piena solo esclusivamente di ragazzi giovani, già quello è un punto di partenza, è un tema attuale, è un tema dove purtroppo se ne parla pochissimo e sono contento di averne fatto parte perché comunque è giusto anche denunciare le cose del genere, quindi ben venga così, dovrebbe fare più film così di genere secondo me e vediamo quello che succede, insomma spero che poi possa arrivare in qualche modo anche al pubblico questa cosa, sproni qualcuno, magari qualcuno che anche fa fatica, non ha il coraggio, no, di affrontare queste situazioni a fare un qualcosa, a smuovere qualcosa, ecco quello. Mi hai fatto proprio riderissimo, sei bravissimo in questo film. Senti, un'ultimissima cosa, vabbè, diciamo che la violenza, una violenza domestica vista dagli occhi del bambino e invece volevo sapere che altro bolle in pentola per te, dove ti rivedremo? Allora, dirò poco, se non mi sparano, ci sono i fucili. E sto lavorando in questa serie molto interessante, che parla di un tema anche qui molto, molto interessante, non posso dire nulla. Purtroppo non posso dire assolutamente nulla e un film che uscirà che dovrebbe andare insomma prima o poi lo vedremo, che si chiama Animali Randagi, non so adesso che percorso farà, però insomma un altro film che poi uscirà. Ciao amici di Spettacolo Mania, un abbraccio, grazie mille.